vittoria per Parigi. Sì. Partita molto complicata sotto tanti punti di vista, anche perché non vorrei che tutti questi complimenti o che la squadra merita, questo è indubbio, poi ci facessero magari avere qualche calo di tensione che non possiamo permetterci, perché è vero che abbiamo migliorato sicuramente la classifica, ma il mio auspicio è che questa classifica possa essere ulteriormente migliorata e le nostre sorti passano da questa trasferta che ritengo sia probabilmente una delle più difficili in questo momento, per tanti motivi. Nonostante l'Entella sia fuori dai playoff. Sì, è fuori dai playoff, ma fuori dai playoff di un punto, quindi oggi è riduttivo. L'Entella è stata sempre nelle zone alte della classifica, a volte è stata dentro, a volte fuori, comunque sempre a ridosso. È una squadra che ha un potenziale offensivo notevole, è una squadra che ha costruito la sua classifica con le tante vittorie tra le mura amiche e quindi andremo a giocare su un campo sintetico, tra le altre cose. Ci sono tantissime cose che potrebbero crearci problemi e noi invece dobbiamo essere bravi a dare seguito a quello che stiamo facendo e a non perdere colpi. Quindi temi l'Entella, ma temi anche i troppi elogi forse? Beh, i troppi elogi, ripeto, fanno piacere perché sta squadra comunque ha mangiato tanta M puntini 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 fino a qualche tempo fa. Ora è giusto che i ragazzi siano acclamati, gli vengano fatti i complimenti, questa mi sembra una cosa giusta. Però io sto invitando la squadra a più riprese a non abbassare la guardia, non ce lo possiamo permettere, dobbiamo le squadre che vogliono fare il salto di qualità, che vogliono attestarsi in quelle zone lì, non possono permettersi passi falsi. Quindi con Brescia, oltre ai tre punti, sono venute anche importanti indicazioni sui giocatori che vengono fuori. Sì, questa è una cosa che mi fa molto piacere, significa che la squadra è bella compatta e lavora tutta insieme per un obiettivo, nessuno si demoralizza se al momento magari non ha moltissimo spazio, quando vengono chiamati in causa si fanno trovare pronti e credo che per un allenatore questa sia una delle più belle soddisfazioni. Tutti promossi? Sì, anche quelli che non hanno giocato, che hanno contribuito ugualmente alla stessa maniera.